Ciao a tutti cagnacci, un ritorno alle origini col cappellino come facevo i miei primi video. Ma siccome io avevo promesso che vi avrei parlato di viaggi, ho detto vabbè, allora ogni venerdì cerchiamo di riprendere questa rubrica che abbiamo saltato una settimana, però facciamo una chiacchierata informale sull'Erasmus. L'Erasmus non è esattamente un viaggio, l'Erasmus è un'esperienza e questa esperienza è tanto più forte se non siamo mai usciti di casa, perché studiamo nella nostra città, perché abbiamo vissuto sempre con i nostri genitori, e soprattutto è un'esperienza ancora più forte se appunto a causa di questa permanenza nel nido familiare non abbiamo mai magari cucinato, ci siamo mai stirati le nostre camicie, ci siamo lavati i nostri panni, ci siamo rifatti ogni giorno la stanza. Ecco, io alcuni vizi ancora li avevo e siccome studio nella mia città non ero mai uscito fuori. Che cos'è che ti arricchisce di più dell'esperienza Erasmus in generale? È sicuramente il dover convivere con sconosciuti, perché io vi suggerisco di partire da soli, senza amici, come ho fatto io, e di poi fare tutte le conoscenze lì, e vivere in una casa multiculturale dove veramente ci sono persone di tutti i tipi. Io ho cambiato 12 coinquilini in un anno. Ho avuto immigrati, spacciatori, locandieri, lavoratori, insomma, persone di tutti i tipi e di tutte le età. Addirittura un signore di 62 anni è venuto a vivere da noi per un mese, il grandissimo Mike, uno show, ci offriva il vino ogni sera, ce lo pagava lui. Non vi potete immaginare. Quindi, sotto questo punto di vista, l'esperienza Erasmus è un arricchimento, e che io obbligherei per legge da far fare a tutte quelle persone che comunque sono razziste, un po' chiuse di mentalità, magari leghisti, per capire che noi non siamo cittadini della nostra città e tantomeno cittadini italiani, almeno lo siamo, ma soprattutto siamo cittadini europei, cittadini del mondo. L'esperienza Erasmus ti insegna questo, cioè che viviamo tutti nello stesso posto e che siamo connessi fra di noi e che spesso queste connessioni non avvengono a causa delle differenze culturali, delle differenze di interessi e delle differenze di lingue, soprattutto. Ma quando c'è una lingua che ti accomuna, in Spagna era lo spagnolo, dove puoi metterti in contatto con marocchini, turchi, giapponesi, americani, messicani, spagnoli, francesi, inglesi, tedeschi e tutto, ti rendi conto che il mondo è sempre uno e che puoi trovarti bene veramente con chiunque. L'altra cosa particolare dell'Erasmus è che ti costringe a frequentare persone che in teoria nella vita normale tu non frequenteresti, nel senso. Io non sono un tipo da discoteca, quindi non frequento persone che amano la discoteca. Però, quando vai a scegliere la casa, quando inizi a frequentare certe compagnie, non è che puoi stare lì a selezionare. È un anno che viviamo lì, con quelle persone che vivranno lì un anno come te. E quindi fai lo sforzo di aprirti mentalmente tu, di aprirsi mentalmente gli altri. E quindi queste persone che hanno interessi diversissimi e che magari in un'altra realtà un'unione tra di loro sarebbe stata impossibile, invece questo avviene e io lo trovo bellissimo, una delle cose più belle dell'Erasmus. Ho imparato ad apprezzare tante cose che prima non apprezzavo, ho fatto tante cose che prima non facevo e sicuramente questa è una ricchezza. E penso che sia proprio questa serie di esperienze che si uniscono, diciamo, al tuo bagaglio culturale pregresso, che è quello che stanno guardando molte aziende in Italia e nel mondo, dove aver fatto un Erasmus conta più di aver fatto una laurea precisa in 5 anni con 110 e lode. I researcher, quelli che cercano per le aziende, cercano proprio chi sa più stare in un ambiente multiculturale. Pensate voi soltanto se si va in Inghilterra, anche se fossi in una fabbrica o in un ristorante, dovrete sapervi rapportare con persone di altre nazionalità. E quindi penso che sia una cosa veramente importante. Poi, inutile dire che si apprende una lingua in più e la cosa non fa mai male. Lo spagnolo è la seconda lingua più parlata al mondo, dopo il cinese, quindi quella anche è stata quello è l'arricchimento più facile da vedere. Inoltre, bisogna fare lo sforzo, quando si va in un altro paese a vivere per così tanto tempo lì, abituarsi alla cultura di quel posto. Io la cosa che di più ho riportato della Spagna è la mentalità. Ho capito qual è la mentalità delle persone, come vivono le persone, qual è la differenza tra le varie regioni, il loro cibo, cosa c'è dietro il loro cibo, che cosa c'è dietro il loro modo di vivere, il godersi tutta la giornata, la movida, il non badare troppo alle cose materiali, a far fiesta. Io vi giuro, ovviamente farò uno special dei viaggi sulla Spagna, sull'Andalusia. Però, e qui magari vi metto un paio di video sui cibi spagnoli, quindi guardateveli. Che sono interessanti, secondo me sono fatti bene, anche se li ho fatti io, no?
L'Erasmus quindi è una cosa che va fatta. Poi ovviamente lì farete delle conoscenze, delle amicizie che porterete nel cuore per tutta la vita e che una volta finito l'Erasmus sicuramente rincontrerete in chissà quali occasioni, magari per andare a trovare nel loro luogo di nascita, magari rivedervi in un raduno in qualche città del mondo, chi lo sa. Ragazzi, l'Erasmus va fatto e soprattutto io credo che la classe dirigente, cioè quella che adesso i sindaci, i consiglieri comunali, provinciali, regionali, ma anche i parlamentari, è un'esperienza che devono aver fatto, secondo me, che dovrebbero aver fatto, perché è impossibile pensare a un futuro in cui i dirigenti del paese non si sentono parte di un sistema europeo e mondiale, e l'Erasmus ti dà questa, diciamo, apertura, ecco, apertura, lo ripeto, apertura mentale, ma soprattutto il viaggiare, il vedere le cose, ti fa capire e ti fa trovare delle soluzioni che magari per la realtà in cui vivi non avevi pensato. Ecco, questa voleva essere semplicemente una chiacchierata molto informale sull'Erasmus. Se ne volete sapere di più, io ho fondato una community su Zello. Zello che cos'è? È un'applicazione per iOS e Android, ma si può scaricare anche sul computer. E c'è un canale, si possono fare i canali. Ho creato il canale dell'email che è aperto, può entrare chiunque. Ogni tanto mi connetto. Quindi, se volete sapere di più, oggi io sarò connesso su Zello. Se volete sapere di più, entrate, mi fate domande, chiacchieriamo, ci diciamo due cose. Ok? Zello, magari il link ve lo metto in descrizione, ma comunque lo trovate su iOS, sugli smartphone se li avete, ma anche sul computer. Cercate Zello, Zello. Vi iscrivete veramente in 5 secondi e cercate la community, canale dell'email, entrate tranquillamente e poi lì magari vi spiegherò come funziona, semplicemente è come un walkie-talkie più o meno, dove però possiamo parlare tutti quanti. Vi aspetto su Zello se ci siete, oggi da quando ho finito caricato il video io lo terrò attivo. Ciao!